Grazie Presidente, cari colleghi, ho l'impressione che oggi, come lo scorso fine settimana durante la plenaria della conferenza, stiamo assistendo a un dibattito univoco sul futuro dell'Europa, che sembra andare sempre di più verso una visione centralizzata dell'Unione che non lascia spazio ad altre interpretazioni. Dopo aver letto le raccomandazioni dei panel dei cittadini sulla democrazia europea, è ancora più chiaro che attraverso la conferenza si stia portando avanti un'agenda centralista. E mi trovo d'accordo con la collega Tutto che probabilmente questi panel hanno un orientamento abbastanza organizzato con poche persone che partecipano. E reputo anche da analizzare l'idea di fare le liste elettorali transnazionali per le elezioni europee, che secondo me non farebbero altro che allontanare la distanza tra eletto ed elettore. Dubito che l'estensione del voto ai sedicenni possa essere la panacea dei mali dell'Unione Europea. Il futuro della democrazia europea richiede un dialogo permanente tra cittadini e i loro rappresentanti eletti e una chiara comprensione delle necessità e una maggiore titolarità del progetto europeo a tutti i livelli di governo. Più coordinamento e interazione fra i diversi livelli di governo, locale, regionale, nazionale e europeo, sono essenziali per consentire all'Unione Europea di migliorare le proprie credenziali democratiche. A tal fine è necessario un maggior coinvolgimento dei livelli locali e regionali nel processo decisionale, perché essi rappresentano il livello di governo in prima linea per quanto riguarda l'impatto delle norme europee. Molto può essere fatto in questo senso, dentro alle strutture esistenti per rafforzare l'Unione e la democrazia. L'Unione deve fare di più per aumentare la cooperazione fra parlamenti nazionali e regionali. Allo stesso modo, occorre riflettere sul ruolo delle istituzioni rappresentative regionali e locali. Se da varie indagini dell'Eurobarometro risulta che i cittadini europei riposano maggiormente la propria fiducia negli enti regionali e locali, ci si chiede perché l'importanza dell'apporto delle regioni al processo decisionale europeo non sia sottolineata a sufficienza. Ritengo che non può più considerarsi un tabù all'interno della discussione del futuro dell'Europa la riflessione riguardante una più compiuta partecipazione delle regioni al processo decisionale europeo. Questo dovrà compiersi attraverso il Comitato Europeo delle Regioni, un comitato rafforzato nel suo ruolo politico e nella sua influenza del processo legislativo. Senza una dimensione forte territoriale, la democrazia europea rimarrà un progetto incompiuto. Grazie, Presidente.